Carissime amiche, carissimi amici, buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'ascolto. Siete di nuovo collegati con l'AS di Palermo, siamo qui a Palazzo dei Normanni, avete già visto qualcosa stamattina, ma probabilmente più tardi potremo mostrarvi qualche altra cosa. Siamo ancora in attesa dell'autorizzazione, speriamo di averla da parte del Presidente della Commissione. Così si dice? Bene, allora intanto ci spostiamo perché c'è già qualcuno dei nostri deputati che ci aspetta per fare due chiacchiere. Dopo pranzo sembra la parte più interessante perché inizia il momento della pornografia gratuita, quindi vi consiglio di spegnere, abbassare le tapparelle, prendere due fazzolettini e godervi lo spettacolo. Vediamo. Allora. La porta. Bene, qui siamo sempre nel famoso Sì, nel piano, nel cortile. cortile della Ma quello lì è un Fontana. altro gruppo parlamentare, quella sala? Sì, qua sono tutti i parlamentari disposti sia qui che poi lì sul piano parlamentare Ok. che con gli uffici. Essendo. Scusa, rinquadro la targhetta perché è bellissima. Ecco qua, gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, vedete? Ecco qua. Bene. Grazie. Giorgio già. Ciao. Ciao. C'è anche il pianista, quindi voi anche il Bene. 2 Allora, ciao, come stai? a 1, 2 a 1. Piacere, bene, Piacere 2 a 1. mio. Bene, 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 siamo qua. Noi abbiamo fatto già una bella chiacchierata di 2 orette stamattina. Abbiamo già parlato con molti di loro, 2 minuti anche con Gianina, però adesso è finita la commissione se sei qui. Sì, Ci puoi ma raccontare poi le com'è andata? tre c'è un'altra, però. Ah, le 3 ce n'è un'altra. Vabbè, facciamo in Sì, tempo. Facciamo 2 chiacchiere con Giorgio e o se poi. vuoi chiudere il discorso con lei, per me lo stesso, tanto sempre qua. Va bene, e allora facciamo, Ah, ciao, chiudiamo prima. siamo qua. Ah, questa è la sedia. No, no, non Sono rubiamo le qua, sedie. intervista. Allora, ci puoi ridire perché magari chi ci sta ascoltando adesso non sono le stesse persone che c'erano stamattina. Qual era il tema della commissione di stamattina Vabbè, le e com'è andata? commissioni. No, no, questo ce l'ha mandato No, no, il no, caro presidente. Ce mostriamolo, l'ha mandato, è un regalo a tutti i deputati e io non ci sto, del presidente Crocetta. mostriamolo. Ah. Ah, ok. Ma non ve l'ha questo fatto pagare, non ve l'ha prima del fatto. muoso, però. Ah, prima. È uscita questa nuova E versione. io E io ci qua sto, sto. ecco. Sì, qua ci mandano libri. Allora, Niente, la intanto qual è la commissione. commissione di Allora, la cui tu fai commissione di cui faccio parte? parte io è la quinta, cultura, formazione e lavoro. Stamattina ci siamo occupati intanto di una risoluzione per dei lavoratori dell'Ali Group per indirizzare il governo a trovare una soluzione e quindi fare pressione sul ministro e quindi sul Ministero del Lavoro per avere la cassa integrazione guadagni per queste persone che sono rimaste purtroppo senza lavoro. Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno è diciamo piuttosto esteso perché la nostra commissione, sebbene si chiami cultura, formazione e lavoro, in realtà si occupa solo di formazione e lavoro, di cultura purtroppo se ne parla molto poco. Quindi noi molto spesso facciamo audizioni di lavoratori che hanno problemi diciamo con le proprie aziende oppure lavoratori regionali che hanno contenziosi con l'amministrazione, diciamo, è diventato più un centro d'ascolto la nostra commissione che un luogo dove si lavora. Oggi è passato però anche un disegno di legge che è istituzione degli ecomusei della Sicilia, quindi si tratta di un disegno di legge presentato all'onorevole Raia del PD per istituire questa forma, diciamo, di forma museale sul nostro territorio. Ha fatto il suo percorso in commissione, quindi è arrivato un po' di tempo fa. Il Presidente ha dato il termine per gli emendamenti. Noi abbiamo presentato i nostri emendamenti, il governo ha presentato alcuni emendamenti, vedi, questo qua sono i documenti che ci mandano, tipo emendamenti presentati al disegno di legge numero 7. Quindi ci sono tutti gli emendamenti governativi, 2.1, agli articoli, no? Quindi 4.1 significa all'articolo 4, all'articolo 6, all'articolo 5. E sono stati tutti accolti, quindi questo disegno di legge ora è stato passato alla Commissione Bilancio
È interessante Per vedere come verificare se ci se sono le c'è la coperture. copertura finanziaria. È Ok. interessante vedere come il disegno di legge era partito da 1 milione di euro, quindi la spesa complessiva per l'istituzione di questi ecomusei era di 1 milione di euro. L'onorevole Raia, forse capendo, diciamo, la situazione di crisi economica in cui siamo, ha ridotto notevolmente la spesa e l'ha ridotto a 100.000 euro, Ah, di quindi poco, cioè solo del solo del 90%. 90%, sì, però questa me la dice lunga su a cosa servivano gli altri 900.000 euro, però questa è una valutazione. Certo, il fatto di farla passare comunque anche con poco è un bene perché comunque passando la legge si istituisce un capitolo di bilancio che è dedicato a questa legge, quindi in un futuro magari se ci Basterà solo sarà aumentare la voce. basterà aumentare quindi il capitolo di bilancio. Quindi intanto lei sicuramente l'ha fatto per far passare la spesa perché 100.000 euro, volendo, la Commissione bilancio non ha problemi a trovarli. Quindi è stata mandata, ora aspettiamo l'esito come tutti i disegni di legge che sono passati, che hanno avuto lo stesso iter, e sono, diciamo, occasione di discussione all'interno della Commissione. Devo dire che ci troviamo con i colleghi abbastanza bene perché si lavora bene, o fanno finta di lavorare bene, forse perché le cose importanti non le dicono in commissione, ma se le dicono nelle stanze nascoste. Però c'è questo problema che ovviamente la commissione si sta occupando più di problemi che di proposte. E Gianina, scusa, poi da ah, sì. quanti membri è composta la commissione? 15, 15. 15. E quanti sono del Movimento 5 Stelle? 3. Eravamo 3. Siccome abbiamo anche il caro Venturino dentro, ora siamo 2. Però Ok. da quando si è dimesso Antonio, devo dire che ha rinunciato anche alla commissione perché non si vede più in commissione proprio. Ha rinunciato, ormai sarà in vacanza, penso, perché ovviamente non avendo più il legame col movimento, lo stimolo, le pressioni dei cittadini, quello sta facendo quello che vuole Però fondamentalmente. mi risulta da quello che mi è stato detto stamattina che invece la poltrona di vicepresidente la Sì, tiene e anche l'indennità certo. probabilmente. Sì, sicuro. Prende anche l'indennità che è di 3.100 euro, proprio Che mi si sembra. aggiungono Che si aggiungono agli 11.700 in questo Okay. Che lui tiene integralmente perché la rendicontazione non la fa, momento. perché l'ha Sì. detto che siccome. Lui per ripicca, siccome lui vuole fare l'accordo con le liste locali, noi abbiamo No, detto no, di no, e allora per ripicca non faccio non la è per rendicontazione. No, ripicca. sto Per scherzando. ripicca. Ah, in questo senso. Lui, No. io l'ho visto in televisione, lui diceva che lui si è staccato dal movimento perché il movimento era rigido sul non volere fare accordi con le liste civiche. Lui Questo lui ha ha dichiarato. avuto sicuramente qualche consiglio dai nostri colleghi più esperti, ha sentito che noi quel giorno avremmo fatto quella dichiarazione, ha avuto un consiglio a dire fai delle dichiarazioni politiche così ti dicono che ti hanno espulso non per il motivo economico ma per le motivazioni politiche. Ovviamente è falso, basta andare sul sito Sicilia 5 Stelle per vedere che è stato il 1° dicembre che non ha restituito quanto abbiamo restituito noi. Gli altri mesi non ha restituito. Quando noi gli abbiamo chiesto, Antonio, devi rendicontare, lui per ripicca ha detto no, io ora non rendiconto più perché ne hanno dette di tutte sulla mia famiglia, insomma, tutte le scuse possibili e immaginabili. Visto che così io non rendiconto più. Tant'è che ne parlavamo ieri quando noi abbiamo detto, Antonio, mi dispiace, ma se così noi non possiamo, cioè ti stai ponendo fuori dal movimento, lui era quasi sollevato, no? Dice, ah, vabbè, ok, pazienza, no? Pazienza, pazienza. Comunque, vabbè, questa è una nota amara che purtroppo ci portiamo dietro. Eh E sì. niente, è importante ora, per esempio, in quarta commissione, stavo mandando proprio in questo momento ad Emanuele Feltri. La quarta è un'altra? La quarta è la commissione ambiente. Di cui tu fai parte pure. Quindi Sì, tu fai parte di no, quanti? no, No. ci sono Angela Foti, Valentina Palmeri e Giampiero Trezzino che è il presidente. Ok. In quarta commissione ho proposto una risoluzione perché la commissione, diciamo, quando deve dare degli indirizzi al governo, prepara un documento che si chiama risoluzione, che è proprio il documento di sintesi che si fa in commissione per dire al governo, dalla commissione è uscito che devi fare questo, questo e quest'altro.
E io ho proposto una risoluzione per il caso di Emanuele Feltri, che è un imprenditore agricolo della provincia di Catania, che ha subito delle forti intimidazioni perché ha denunciato lo stato di degrado fondamentalmente in cui si trovava l'oasi di Ponte Barca e Contrada Scidiguni, dove ha l'attività. Ha avuto ammazzate quattro pecore, in più pochi giorni dopo gli hanno fatto trovare una pecora squartata con un palo, diciamo, vicino casa, nonostante ci fossero persone dentro. Ma perché? Perché fanno questi gesti? Cosa Perché ha ha fatto lui? denunciato che c'erano Ah, ecco. discariche, perché ha denunciato che si riversavano sostanze tossiche nel fiume, insomma, ha voluto difendere proprio la terra in cui viveva. Lui, infatti, da questo punto di vista è molto corretto, perché dice: non voglio che difendiate me come persona, ma la battaglia che stiamo portando avanti. Infatti la risoluzione è proprio riferita all'oasi Ponte Barca, quindi la situazione in cui versa l'oasi Ponte Barca. Ovviamente c'è riferimento alla situazione di Emanuele, c'è riferimento alla manifestazione che si è svolta, c'è riferimento, diciamo, a varie cose, e ho preso l'appello che hanno fatto per la Valle del Simeto, l'ho trasformato in richiesta, e quindi in richiesta formale da fare al governo, che si tratta di avviare una seria ed effettiva gestione dell'oasi avifaunistica di Ponte Barca, disporre l'intervento delle forze dell'ordine per bloccare le discariche, riattivare il collegamento, diciamo, la luce, fondamentalmente i collegamenti. Le vie di comunicazione incontrate a Scidiguni, anche perché lui ha pagato un anno fa 1.500 euro per l'allaccio della luce, e ancora questo allaccio della luce non è stato fatto. Quindi chiediamo semplicemente quello che dovrebbe già essere attivo. In più il Crocetta aveva detto che avrebbe mandato le guardie forestali, quindi avevano fatto un ordine di servizio fino al 31 luglio, ma in realtà da lui ho saputo che le guardie non si sono degnate di controllare la zona neanche l'ultimo giorno, quindi voglio dire, l'impegno del governo non è stato tutto questa gran cosa. E quindi abbiamo deciso di intervenire proprio con una risoluzione, almeno diamo un atto di indirizzo dell'Assemblea regionale siciliana, proprio che dica al governo: devi fare questo. Vabbè. Speriamo che lo facciano. E Ok. poi basta, dopo c'è aula, quindi non so se ci rivedremo, qua è Sì, fra un'oretta e frenetica. un quarto, alle 4, no? Alle 4. Ok. Va bene, ecco, io non so, mi dicevano che forse si può anche assistere all'aula dalla sala stampa. Sì, si può assistere, ma teoricamente puoi anche entrare, però mi sa che con l'astronave qua E quindi è non meglio invece alla sala stampa, così lì dalla posso sala riprendere. stampa, oppure anche Ah, qua quella in di... diretta Ah, vabbè. si vede. Vabbè, allora a Oppure questo punto anche non, online, allora a questo perché ci punto sono non ha molto senso fare la alcuni diretta. schermi, diciamo, disseminati per il palazzo, che mandano in diretta l'aula. Se vuoi entrare, ovviamente non ti puoi Vabbè, no, no, e allora non ha, portare. cioè, visto che già c'è la possibilità di vedere l'aula Sì, sulla comunque se poi diretta vai della sul sito regione. Sicilia 5 Stelle c'è anche la diretta Ars, quindi anche tramite un computer Ok. qualsiasi si può Noi dobbiamo vedere. mostrare delle cose che non sono già disponibili altrove, è inutile fare un doppione, insomma. Infatti. Va Ma un giro bene. del palazzo l'avete Non ancora fatto? perché stiamo aspettando l'autorizzazione. Se arriva Ah, l'autorizzazione lo addirittura. facciamo. Sì, perché il presidente dell'Assemblea, non ho capito quale presidente, se è Ardizzone. Crocetta No, o il presidente il dell'Assemblea, presidente perché dell'Assemblea, sì. l'Assemblea, vabbè, intanto il presidente, vicepresidente, questori, segretari, quello è l'ufficio di presidenza dell'Assemblea. Poi il governo è un'altra cosa, nel palazzo accanto, che Ok. puoi anche inquadrare, il palazzo Da qui? d'Orleans. Sì, da qua si vede. Ah, Guarda. allora facciamo vedere. Ah, quindi Crocetta non ce l'ha qua Guarda qua, l'ufficio. no, la progetta ce l'ha qua. Il governo sarebbe. No, questa è la sede del Parlamento. Il Ok. governo invece si trova in quel palazzo là, Dove ci sono quelle dove bandiere? ci sono quelle bandiere. Quello è Ho Palazzo capito. d'Orléans, Ho capito, ho capito. dove Quindi ci lì ci sono gli sono. assessori praticamente. Neanche, perché là c'è la presidenza. Poi Ah. gli assessorati, perché il governo è strutturato, presidenza. Assessori a ramo, quindi, che sono un braccio operativo del governo, i vari dipartimenti e poi gli uffici. I vari assessorati sono distribuiti, diciamo, su Palermo, perché c'è l'assessorato, per esempio, economia, o l'assessorato ambiente e territorio, l'assessorato istruzione e formazione, ma sono proprio dei palazzoni che sono
in giro per Palermo e che hanno tutta una loro struttura. Ho capito. Grazie anche Prego, a per più. la spiegazione, diciamo, quasi turistica. Ecco, Vabbè. qui Molobello dice finalmente il vero volto della Sicilia che mi ripulisce da quello raccontato dalla televisione. Che meraviglia. Bellissimo Grazie. commento, bellissimo. Grazie. Ogni tanto Grazie qualche a parola di incoraggiamento ci fa te. Grazie, buona bene. continuazione e Grazie. grazie mille. Ciao. Ciao. Vengono a fare, diciamo, le manifestazioni perché il potere legislativo del Parlamento è qua. Quindi, diciamo, c'è questa distinzione. Quindi spesso noi influenziamo, diciamo, vogliamo un indirizzo legislativo in particolar modo durante il periodo della finanziaria. Quindi la finanziaria generalmente qua trovi l'assedio perché noi votiamo prima in commissione e poi in aula comunque l'aspetto economico-finanziario, quindi la linea che si cerca di dare a tutta la Sicilia. Quindi qua si viene a protestare per questo. Dall'altra parte per richiedere tutto l'aspetto amministrativo, perché spesso un esempio, mi sono venuti a presentare, diciamo, sia un'ordinanza che una sentenza che già hanno vinto, dei cittadini, del personale ATA. In questo caso la sentenza dice di assumerli con effetto immediato. Allora, in questo caso è vero che me le hanno, diciamo, Grazie. fatte avere, diciamo, per conoscenza, però vanno a protestare dall'altra parte perché serve un atto amministrativo, quindi di un assessore, che poi l'assessore dà le linee guida, perché noi con una legge 10 del 2000 abbiamo scisso i due ordinamenti. L'indirizzo, diciamo, politico, quindi le linee guida, le danno gli assessori e la classe, diciamo, politica. Poi l'aspetto amministrativo sono i dirigenti che proprio firmano e hanno, diciamo, un Sì, 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 determinato sì. potere. E quindi anche un po'. Questo è il Parlamento, invece quello è l'ufficio, il Palazzo d'Orléans, del Presidente di tutti gli Ma assessori. quello è anche da visitare. No, no, quello non è possibile, non fanno visitarlo, se non No, ma dico, dietro è come espressamente. questo, cioè la stessa. Ha una valenza storica, diciamo anche quello, però ad esempio noi qua dentro ci sono le visite guidate turistiche perché c'è una fondazione Federico II, perché c'è la Cappella Palatina e quindi E invece là all'interno. non c'è niente di turistico, di Non è interesse turistico. C'è? Ma organizzato, c'è. ma c'è, perché il Cioè palazzo è ci anche sono anche storico. là mosaici, questo qua Ci voglio sono altri dire. tipi, siccome il palazzo è storico, ci sono, diciamo, queste stanze, ci sono degli affreschi, sicuramente, diciamo, una rilevanza Minore. minore rispetto a questo, però il palazzo è pure storico, anche Allora, e tu che ci per racconti Immagino, invece? io che Stefano, dai. vi racconto, diciamo, la mia esperienza un po', perché io faccio parte, insieme a Claudia La Rocca, della Commissione Bilancio. Invece con il collega Zito, che è attualmente assente, però diciamo, la sua postazione in commissione antimafia. In entrambi le due commissioni sono il segretario, quindi il segretario della commissione bilancio e il segretario della commissione antimafia. Allora, noi ovviamente un po' come tutte le altre commissioni, siamo quelli un po' più, anzi, che veniamo presi di mira. Perché oramai in maniera, secondo me, secondo noi sbagliata, si è perso il valore, diciamo, dell'uomo come centro, diciamo, di tutto, quindi proprio centro di vita, mettere l'uomo al centro di tutto, oramai c'è solo l'aspetto Economico. economico-finanziario. E quindi costantemente noi assistiamo a un aspetto clientelare, quindi le audizioni, che abbiamo denunciato più volte di non farle se non possiamo dare delle risposte, perché spesso oramai che cosa succede? Prima c'era proprio l'aspetto clientelare, tu mi chiedi questo, io ti do questo in cambio di qualche cosa, questo, diciamo, questo aspetto lo conosciamo tutti. Poi invece c'è una forma più subdola di aspetto clientelare, cioè spingere attraverso i deputati la richiesta di audizione, come se io ascolto in commissione un tuo problema. Quindi io mi sono fatto bello come deputato perché ho spinto per farti audire in commissione, ti hanno ascoltato, ma in realtà noi non possiamo affrontare singoli problemi. Quindi c'è questo aspetto che noi ormai abbiamo definito clientelare auditivo, cioè noi ascoltiamo e diamo delle promesse che non è possibile, diciamo, dare, perché poi molti se ne vanno, no, no, io ho parlato in commissione bilancio, perché comunque noi oltre l'aspetto economico-finanziario, entriamo nel merito, cioè tutte le leggi che vengono proposte sia a livello governativo che a livello parlamentare devono avere una copertura finanziaria, se no non è possibile legiferare. Quindi comunque tutte le commissioni poi chiedono il parere se ne è previsto della commissione bilancio, quindi trattiamo
tutto quello che avviene, quasi tutto lo scibile umano, mi permetterei di dire. Quindi c'è questo aspetto che noi critichiamo fortemente, quindi chiediamo costantemente di organizzare le audizioni in maniera programmatica, cioè una cosa che mi sono reso conto che Anche manca, sentata, nel senso che voi potete dare ovviamente. delle risposte, perché Sì, sennò dico adesso non mi organizzata e accettavano. in maniera diciamo programmatica, cioè se il programma si organizza, quali sono gli obiettivi, qual è il fine, magari pochi punti, ma in maniera condivisa, perché poi un aspetto che mi sento diciamo di sottolineare è che non c'è una condivisione, un'onestà a volte anche intellettuale, non dico di tutti, ma della maggior parte. Perché se il movimento propone una determinata legge, un indirizzo, a volte viene completamente senza neanche essere discusso, bocciato, senza valutarlo nel merito, cosa che invece noi costantemente facciamo, cioè chiunque presenta un disegno di legge, una proposta, un indirizzo che per noi è valida, la sosteniamo a prescindere, non ci interessa questo, questo l'abbiamo sempre detto, ma lo facciamo in pratica. Un esempio palese ed eclatante che è successo, diciamo non solo a Nazionale, ma noi l'abbiamo vissuto in primis, è stato durante la finanziaria. Noi tutti assieme, tutti e 14, abbiamo presentato una proposta, quindi una finanziaria in sé per sé, che movimentava quasi 300 milioni di euro per riniziare a riprendere un po' l'economia siciliana. E quindi ognuno di noi ha dato il proprio contributo nella propria diciamo, competenza e Scusami, su merito. questi 300 milioni di euro c'erano i 50 milioni per le assunzioni trimestrali? Sì, o meglio, questi noi li abbiamo, diciamo, li volevamo rindirizzare perché spesso si dice sempre che il bilancio è lacrime e sangue, soldi non ce n'è, tutti aspetti negativi che secondo noi oramai tendono a giustificare delle scelte errate. In realtà è vero, il bilancio oramai, quindi economico-finanziario, negli anni è stato diciamo, distrutto, depauperato, possiamo usare qualsiasi tipo diciamo, di aggettivo. Che cosa succede quindi? Che le risorse che abbiamo per oggettivamente rilanciare qualsiasi regione, parlo diciamo, della nostra, quindi della Sicilia, vanno ridistribuite. Quindi è inutile che noi facciamo 50 milioni di euro per un aspetto clientelare, per un progetto di 3 mesi, anche se diciamo, lo si vuole proporre per una categoria di persone svantaggiate, sempre clientelare è. Allora dobbiamo dare delle risposte a medio e lungo termine, non 3 mesi e basta. Allora quello che noi, ad esempio, questo diciamo con l'apporto di Gianina, ma anche di tanti altri, abbiamo diciamo, preso tanti aspetti che per noi erano diciamo, molto clientelari e l'abbiamo inserito in un progetto molto più ampio come il reddito di cittadinanza, che noi abbiamo chiamato di Ma dignità, però diciamo il lo state concetto portando avanti lo questo? stiamo, diciamo, stiamo sempre studiando perché subito dopo la finanziaria, quindi bocciando diciamo così, pagina 1, pagina 3, noi abbiamo presentato solo in finanziaria 400 emendamenti. E non è 400 emendamenti per fare ostruzionismo, perché da un'analisi capillare di tutti i capitoli del bilancio abbiamo preso 500 euro, 1000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro, 50.000 euro, cioè abbiamo riorganizzato il tutto e abbiamo presentato, diciamo, Ma una tutto frutto di un buon nostra, rapporto, sì, finanziaria. Scusa, Ripeto, io non riesco a riprendere anche la tua voce, quindi dimmi se vuoi parlare così io mi dai il tempo di venire col microfono, le altrimenti varie non si sente. Sì, osservazioni. altrimenti non si sente. Quindi abbiamo riorganizzato, rimodulato questo, togliendo anche, perché poi spesso noi siamo stati criticati, ah, voi l'avete con i dirigenti della pubblica amministrazione, l'avete solo con loro. In realtà non è così. Noi quando abbiamo proposto il taglio, ad esempio, dei premi obiettivo per intenderci cosa sono, perché magari molti non lo conoscono, allora i dirigenti percepiscono, come magari tantissimi lavoratori, c'è cioè la parte di indennità fissa, una parte variabile. Poi a livello regionale ci sono dei premi obiettivo, hanno tantissime anche aziende ce l'hanno i premi obiettivo per carità, solo che noi quello che diciamo e che abbiamo verificato è che spesso questi premi obiettivo sono il lavoro ordinario che devono fare, cioè ci sembra assurdo, l'obiettivo è io faccio un lavoro ordinario, se raggiungo quindi arrivo a un risultato in più rispetto a quello che ordinariamente devo fare che già vengo pagato, allora prendo qualcosa in più. Allora, siccome ci siamo resi conto che su 1.900 dipendenti i premi obiettivo li prendono tutti, diciamo indistintamente per fare l'ordinario,
attualmente in una situazione di difficoltà, facciamo un taglio del premio obiettivo, ridistribuiamo, cioè parliamo che solo i premi obiettivo risparmiamo con una riduzione del 90%, quindi non toglierla completamente. Per 1.900 dirigenti regionali, perché in Sicilia questi sono i numeri, quasi 20 milioni di euro, cioè che sono cifre enormi, cioè per me parlare di 1 milione di euro, cioè, sono veramente tanti. Allora, ridistribuire le risorse. Ok, sì, perché io sono in commissione, era sospesa. Però questo è il nostro, diciamo, modello. Noi quello che vogliamo, prima ancora di rilanciarla, perché ci rendiamo conto che per portare avanti alcuni progetti di rilancio economico, turistico e culturale, ci sono, diciamo, necessitano delle risorse. E allora, chi, come qualche dirigente, guadagna 200.000 euro l'anno, forse gliene togliamo 20, sicuramente può continuare una sopravvivenza dignitosa. Cosa invece diversa che per adesso noi abbiamo tantissimi, ad esempio, precari che collaborano direttamente o indirettamente con la pubblica amministrazione, che forse ne guadagnano e lavorano 20 ore al giorno 600. Allora ridistribuiamo le risorse, riorganizziamoci, poi anno dopo anno puntiamo su cultura, turismo e impresa, che sono, diciamo, i settori che fanno girare l'economia, perché è una cosa che ancora a livello culturale non si vuole capire, in particolar modo in Sicilia, è che l'impiegato regionale o la regione conia moneta. Non è così. La regione è l'ente titolato alla gestione corretta delle risorse. Le imprese, il turismo, la cultura, quelli possono produrre un indotto economico, perché o con il turismo che porta delle economie da fuori, o le imprese che già lo fanno sul territorio, fanno girare l'economia. Allora il nostro, diciamo, attualmente, diciamo, è quello che faccio e mi batto costantemente insieme a Claudia, diciamo che è qua, che è in commissione bilancio, oppure come dicevo, Ho una domanda per te, Claudia. No, ho un'antimafia. no, su quello di cui ti ho parlato stamattina. Quindi questo è quello che sì. Che stiamo facendo. Ci siamo battuti anche per fare la diretta streaming della commissione, cosa non è mai avvenuto. Diciamo che abbiamo fatto un primo passo, attraverso una lotta costante siamo riusciti ad avere la webcam, però ogni volta devo fare la richiesta per mandarla in onda, che, diciamo, non è neanche semplice, perché qua un po' la Ma tipo per burocrazia è questa quella che è. commissione dove stai andando adesso? Per questa, ad esempio, già è tardi perché la dovevo richiedere, diciamo, Quindi non posso ieri. venire io a fare la diretta Non streaming della puoi, però commissione. ci stiamo lavorando. Pubblica, non posso venire No, io. no, le commissioni. La domanda è, Sì. stanno cercando di organizzare per settembre un convegno sull'albergo diffuso? Sì. Eh sì, a A Ragusa. Ragusa, sì. Ah sì, proprio ora ho risposto alle mail, Ah, hai infatti. risposto. Allora, Ho aspetta. risposto proprio 5 minuti fa alle Senti, di chi mail. è? Di Paolo Sottile? Esatto, Allora, Paolo Paolo. Sottile, tu mi scrivi che da qualche giorno provi a contattare i ragazzi, ma come si vede sono impegnati. Però ti hanno risposto, vedi? Sì. Ecco. No, In ritardo, perché ma risponderanno. ovviamente quando dovete scriverci, scriveteci sempre alle email, perché se ci scrivete nella messaggeria di Facebook è un delirio. Ci scrivete all'email, se vedete che non rispondiamo dopo qualche giorno siete autorizzati a riscriverci, perché ovviamente abbiamo una coda di cose. Comunque ti ho risposto proprio 5 minuti fa, siccome mi hanno contattato per lo stesso motivo da noto. Quindi possiamo organizzare un weekend a settembre. Io ti ho scritto le disponibilità. Se è il caso di organizzarvi con quelli di Noto, offrire due eventi separati, parlatevi anche fra di Stupendo, più voi. real time di così si Sì, muore, cioè io stavo per proprio farti la poco fa domanda stavo e lei aveva rispondendo risposto. alle mail nei buchi di tempo e Tempismo, da rispondo. qui si capisce che siamo veramente in Sì, diretta. Fantastico, dobbiamo grazie. andare. Buona commissione. Ciao, Ciao, grazie. grazie, ciao. Allora, sì, quindi Paolo Sottile, hai avuto la risposta alla tua domanda. Allora, qua è arrivato un altro deputato a cui non abbiamo ancora rotto le scatole. No, Gianina ha già fatto. Gianina ha già fatto, l'abbiamo già spuntata, Gianina. Tu spuntata, adesso tocca a te. Allora, ti vuoi presentare? Ci vuoi dire cosa fai di bello, che commissioni ti occupano, eccetera, eccetera. Perfetto, io sono Stefano Zito, sono in sesta commissione, sono vicepresidente della commissione sanità e sono anche componente della commissione antimafia. Quindi due belle commissioni, diciamo che certe volte si frappongono perché mafia e sanità, vuoi che sono io? Grazie, sì, più vicino Perfetto. possibile alla bocca, senza mangiarlo. No, no, grazie, ci ho mangiato. Bene Ok. così. E quindi due commissioni che spesso si possono sovrapporre perché la sanità, come potete ben immaginare, gestisce un bel po' di interessi, metà del bilancio regionale è sanità, quindi Allora lo tengo veramente. io così gestisco meglio. Grazie. Quindi sanità e mafia. Avete fatto qualcosa di particolare in occasione del 21° anniversario della strage di Via D'Amelio?
Beh, ci sono state manifestazioni sia qui a Palermo che io sono di Siracusa, ne abbiamo organizzato anche una a Siracusa dove noi abbiamo partecipato, dove abbiamo fatto una fiaccolata in ricordo appunto di Borsellino, e dopodiché poi ci siamo fermati in una delle piazze più importanti di Siracusa dove abbiamo acceso dei ceri in nome proprio di Paolo. Una bella iniziativa, più che altro per ricordare, perché ormai quel giorno piano piano sta andando nel dimenticatoio, non ce lo possiamo permettere. Ma a parte la commemorazione, che per carità è una cosa utile e giusta da fare, ma si fa qualche passo avanti anche dal punto di vista... Io non sono aggiornato negli ultimi mesi, cos'è successo sì, dal punto di vista del... So innanzitutto... solo che Di Matteo ha ricevuto delle minacce, pare che sia arrivato l'esplosivo a Palermo, eccetera. Su questo cosa... A parte, ancora su questo la Commissione, diciamo, non sta indagando. Stiamo facendo audizioni per quanto riguarda infiltrazioni mafiose in diversi settori, per cui ad esempio il cinema in Sicilia, ora abbiamo sentito alcune infiltrazioni probabili nella zona di Enna, diciamo così. Per quanto riguarda le esplosive di Matteo ancora non stiamo indagando, anche perché la commissione antimafia della Sicilia non ha gli stessi poteri di quella nazionale, sono totalmente diversi, questi sono molto più limitati. Più che altro come commissione antimafia e soprattutto come gruppo Movimento 5 Stelle abbiamo cominciato a fare delle prime mosse, diciamo così. Una fra tutti, presentare una legge voto, cioè che è una legge che si vota qui in Sicilia e poi si presenta come se la presenta tutto il Parlamento a livello nazionale, che è quello per modificare il 416 ter, che è il voto di scambio. Quindi, siccome in questo momento il voto di scambio è, diciamo, penalmente rilevante, solo se tu sei un mafioso, io sono un politico, io ti prometto dei soldi in cambio dei voti, allora solo lì in questo momento è riconosciuto come voto di scambio, ma sappiamo benissimo che la mafia non vuole soldi, vuole favori, e quindi penalmente non si può agire con rapporto mafia-politica, e finché non si va a toccare l'anello, quello per cui poi è saltato possibilmente, probabilmente Falcone e Borsellino, proprio l'anello quello dei colletti bianchi, e allora se non si interviene là non si può fare nulla. E quella è già una piccola modifica che abbiamo fatto, che è passata già in commissione antimafia. Abbiamo cercato di cambiare il regolamento interno della commissione antimafia, perché una particolarità della commissione antimafia è che anche uno condannato per mafia poteva entrare in commissione antimafia e poteva essere anche presidente della commissione antimafia. Cioè, però questa è diciamo, una cosa che capita, e abbiamo inserito nel regolamento un emendamento in modo da evitare che almeno diciamo, dei condannati in generale, non solo per mafia ma in generale, possano far parte del consiglio di presidenza. Che per sembra... frode fiscale? Se uno è condannato per frode fiscale può entrare nella commissione? Per reati penali, non per contravvenzioni ma per delitti, quelli che si chiamano, perché sono divisi sì, in contravvenzioni sì. E delitti, quindi okay. Per reati molto pesanti. Diciamo. Ho capito. Bene, invece sulla sanità ci sono delle novità particolarmente interessanti che ci puoi raccontare? Cosa state combinando? Benissimo, qualche giorno fa era passato il discorso del metodo Stamina qui da noi, presentata perché abbiamo lavorato con le associazioni Vite Sospese e quant'altro proprio su questo metodo, per cercare di avviare in due punti della Sicilia, uno orientale e uno occidentale, appunto qualche centro che possa fare diciamo, questa sperimentazione. Poi per il resto, diciamo così, stiamo in questo momento stavo per stampare due mozioni, diciamo, ora le stavo salvando. Sono uno direttori, mozioni per direttori sanitari e amministrativi, perché c'è una legge che se tu sei un direttore sanitario e amministrativo e sei stato condannato in via definitiva, decade automaticamente. Però a quanto pare questa cosa viene sistematicamente disattesa, quindi potremmo avere un condannato messo lì che... e continua a fare il suo lavoro e prende giustamente le indennità aggiuntive. E poi diciamo l'altra mozione che ormai abbiamo finito di scrivere, dobbiamo solo depositare, è invece per quanto riguarda la mobilità extraregionale. Che cosa succedeva in Sicilia? Nel momento in cui si veniva a liberare un posto di, non so, per oculista, per ortopedico, diciamo in varie reparti, si indiva un concorso per mobilità extraregionale e si valutavano titoli ed esami. Però gli esami orali, diciamo così, doveva essere un colloquio conoscitivo. Invece che cosa succedeva? Vengono valutati tipo i titoli 10 punti e poi l'esame orale 30 punti. Questo capirai che per motivi anche clientelari qualcuno poteva essere tentato a valutare i titoli in maniera giusta e poi gli orali, giustamente si può spaziare in qualunque modo, e diciamo pilotare, si potrebbero anche pilotare, siamo nelle supposizioni perché non possiamo accusare nessuno,
Però si potrebbero, diciamo, ci sarebbe margine per eventualmente tramite l'orale. Diciamo, uno dei casi più eclatanti che abbiamo riscontrato è successo ad Agrigento, dove una persona che aveva preso 12,1 per quanto riguarda la valutazione dei titoli è arrivato terzo, mentre l'ultimo che aveva preso 2,17 poi è stato il vincitore del concorso. Sicuramente avrà fatto un orale eccellente, questo non lo possiamo mettere in dubbio, avrà una parola, una dialettica molto, molto spigliata, però succedono queste cose. Quindi non devi dare, visto che dovevano essere con gli occhi conoscitivi, questa è un'altra mozione che stiamo presentando. Ora, a breve dovremmo presentare tre disegni di legge, uno è proprio per le cure compassionevoli, quindi quando non c'è nulla da fare, tipo il metodo Stamina e quant'altro. Uno è sullo psicoterapeutica in convenzione, perché ci siamo resi conto che la spesa farmaceutica sta aumentando, anche psicofarmaci e quant'altro. Però il farmaco spesso non è una soluzione se il problema ce l'hai dentro a livello emotivo. Quindi un accompagnamento da questo punto di vista, evitando farmaci che possono portare anche delle controindicazioni, diciamo, può essere la strada giusta. E poi una vera e propria riforma, che dovrebbe essere la prima vera riforma del Movimento 5 Stelle, che è per quanto riguarda i servizi sociosanitari. È una riforma molto complessa che riguarda dai bambini, ai disabili, a quelle zone, perché all'inizio c'era il servizio sanitario e il servizio sociale, però ci sono delle compenetrazioni fra i due servizi, ci può essere qualcuno che ha bisogno anche di un supporto sociale, ma allo stesso tempo ha qualche patologia. E lì c'erano contenziosi fra i comuni che erogano i servizi sociali e le ASP che invece erogano i servizi sanitari. Quindi non evitare questa zona nebbiosa, diciamo, di risolverla definitivamente. Sono stato prolisso. Beh, no, assolutamente no, non sei stato fatto prolisso, anzi io, ma, per chi è interessato agli argomenti che hai citato, io per esempio sono più interessato al primo, cioè il discorso della mafia più che della sanità, però anche se la sanità, a parte che come hai detto tu, spesso le due cose sono abbastanza vicine, contigue. Molto, molto. Un esempio è capitato nella mia provincia, nella città di Augusta, dove il trattamento sanitario obbligatorio e il trasporto veniva dato sempre alla stessa cooperativa di autoambulanza. E come l'abbiamo scoperto? Siccome quel comune è stato sciolto per mafia, ci siamo andati a leggere la relazione per lo scioglimento per mafia del comune di Augusta e abbiamo visto che questo trasporto a quanto pare veniva dato sempre alla stessa ditta dove il proprietario era il cognato del boss mafioso della zona nord, diciamo, di Siracusa. E lì abbiamo presentato un'interrogazione, abbiamo fatto i primi passi, i ragazzi a Bagheria hanno fatto altre interrogazioni per quanto riguarda la zona, diciamo, di Palermo. Ora stiamo preparando, però questo è molto complesso, avrà bisogno di qualche tempo più, quello che sono le whitelist. Quindi siccome in Sicilia capita questa cosa, si parte con gli appalti, a un certo punto si blocca tutto perché si scopre che quella ditta che ha vinto l'appalto non ha il certificato antimafia e quindi si blocca tutto, le opere pubbliche vengono bloccate in più per danno da tutti i punti di vista. Quindi facendo le whitelist dove costantemente con un rapporto magistratura, organi di controllo, polizia e quant'altro e regione, si può fare una lista dove ci sono delle ditte che sono da questo punto di vista bianche, quindi pulite, e lì da cui attingere e quindi a quel punto si evita di fermare poi i lavori perché si scopre in corso d'opera. Poi dopo 5, 6, 10 anni dal processo si può rimettere mano in quella struttura, ma ormai è vecchia. Certo, certo. Va bene, io ti ringrazio, sei stato molto gentile. Buona stampa, adesso. Dicevi, la prima cosa devi stampare dei documenti. Noi adesso ci spostiamo, magari torniamo di là dove c'è lo staff, così vediamo se nel frattempo è arrivata l'autorizzazione per fare il giro del palazzo. Ecco, a volte si lamentavano che si sentiva male, ma soprattutto prima con Giorgio, perché il microfono non era sufficientemente vicino. Invece con te si sentiva benissimo, infatti come vedi te l'ho fatto quasi mangiare, però c'è stato insomma il rovescio della medaglia che si sentiva bene. Noi possiamo muoverci liberamente o c'è bisogno che ci accompagni qualcuno? Grazie. Allora. Arrivederci, grazie. Ciao, ciao. Tanto Luciano ci sta seguendo in diretta, quindi sa che stiamo arrivando. Ah, sì. Anche se arriva alla diretta con 30 secondi di ritardo, quindi forse arriviamo prima noi di quando lui lo vede. Ecco, vedi, D58 Tower dice grazie a tutti voi per le vere informazioni che altrimenti nessuno ci darebbe. E questa è la soddisfazione di chi fa questo lavoro. Poi arrivano saluti, baci, abbracci. Bene.
Eccoci qua, noi siamo tornati. Abbiamo intervistato tutti i tre deputati di quella stanza, non c'era nessun altro a cui rompere le scatole. Abbiamo fatto stalking, ma ce l'abbiamo fatta. Il problema mi diceva Salvo che ora andate voi in... se ne perché della audizione, che Salvo sta andando in commissione, quindi materialmente non poteva... Stamattina non c'è riuscito perché l'audizione era con Crocetta, non poteva chiederglielo. Quindi bisognerebbe chiamare il presidente. Puoi farlo tu? Vediamo, ora ci proviamo. Ci proviamo, eh? Ci fai sapere? Grazie. Adesso stiamo aspettando di vedere se c'è l'autorizzazione per andare a fare un giro del palazzo. Ma gli altri deputati dove sono? Tutti? Nelle varie commissioni. Non hai visto la stanza di Giancarlo? No. Di tutti, cioè. No, nella stanza di Giancarlo. Sì, la prima dove siamo stati stamattina. Vabbè, però per esempio ho visto che la Rocca è andata in commissione con Giorgio. Anche Osella stamattina là, c'è... Sì. Ormai che l'abbiamo detto. No, non è necessario, sai perché? Perché si interromperebbe, no? Hai fatto stamattina lo staff del centro popolo, è veramente fatto. Centro popolo. Cioè vai a crollare le visualizzazioni alla parte. Appunto, non ti conviene anche perché. Poi Ignazio, hai intervistato gli attivisti, era l'unico non attivista. Non male che hai intervistato pure lui. Comunque ti dico la. Per quanto. Senza il suo cervello questo posto sarebbe perso. Ti dico una cosa, non perché voglio difendere lui, ma la parte in cui abbiamo parlato delle commissioni parallele è stata una delle più interessanti. È una posizione indifendibile. Sfidalo, dimostrali che riesci ad avere visualizzazioni più alte. Tira fuori un decreto, una cosa. Sì, ecco, vedi, qui mi scrivono anche delle cose tecniche, dicono Salvo, neanche tu pensavi di farti questa sfacchinata senza bastone, spero tu abbia il treppiedino almeno. Sì, ho il treppiedino, non ve lo posso mostrare perché è sotto il telefono, ma ho il treppiedino. No, ma il bastone sarebbe stato deleterio in questo tipo di utilizzo, perché pesa 3 kg. Il bastone è utile se tu stai in un palco, ma se devi muoverti continuamente è un peso in più. C'è Tony di là, aspetta, Tony è ancora. Sì. E Giancarlo, a me piacerebbe anche un due minuti con Giancarlo. Tony. Tony è importante, Tony è l'ufficio stampa. Le faccio ci curiamo la comunicazione, ma Tony è il nostro ufficio stampa. Qui è Salvo Mandaranzo, se lo avevo capito parlare. Sì. Piacere. E adesso sei in diretta streaming. Siamo in diretta, Tony. Sì. Lui è. Ma fammi capire, tu hai cominciato a lavorare solo per il Movimento 5 Stelle o c'eri già da prima all'interno dell'AS? No, io con il Movimento sono arrivato. Ok, e quindi di cosa ti occupi esattamente? Qual è il lavoro che fa l'ufficio stampa? L'ufficio stampa praticamente traghetta fuori dall'ARS tutte le notizie del Movimento, cioè dei deputati del Movimento, cioè le interrogazioni, mozioni, interpellanze e qualsiasi altra attività che i 14 mettono in essere di volta in volta. È ovvio che non tutte le cose possono andare fuori perché non troverebbero spazio nei giornali, però abbiamo diversificato un po' la comunicazione. C'è la comunicazione tradizionale con i giornali, le televisioni e altri tipi di comunicazione più tradizionale, appunto. E poi c'è quella che invece dedichiamo a spammiamo nel web tramite i social, eccetera. Quindi c'è un approccio un po' diverso, eccetera. Però è ovvio che le notizie che vanno alla stampa tradizionale devono essere di un certo tipo più appetibili, perché se no non dovrebbero. Non vengono rilanciate. No, non dovrebbero diritto di cittadinanza dentro le varie testate. Certo. Quindi gestisci, per esempio, quando c'è una conferenza stampa, mentre sei tu che fai gli inviti a tutti i giornalisti? Sì, la conferenza stampa vive di diversi momenti. Prima c'è un comunicato che comunica appunto che ci sarà questo appuntamento con i giornalisti, poi ci sarà la conferenza stampa vera e propria, e a conclusione ci sarà un comunicato di chiusura che viene diffuso a quei giornalisti che non sono potuti venire o che magari hanno ancora un momento altre cose da fare e quindi magari è interessato anche alla notizia. Bene, ci puoi dire qual è l'ultima cosa di cui ti sei occupato, giusto per far sentire proprio il real time? In questo momento stiamo occupando delle greenways, che sono
Vie Verdi. Esatto. E cioè? Praticamente c'è un progetto dell'assessorato alle infrastrutture che doveva destinare delle somme alla riconversione delle ferrovie dismesse e per farne dei percorsi naturalistici. Soltanto che questo, come succede spesso per le cose nostre in Sicilia, non è stato fatto per tempo, i fondi comunque non sarebbero stati persi, ma saranno dirottati verso altri progetti. Soltanto che ci sono delle indiscrezioni che ci fanno pensare che invece questi soldi saranno dirottati per la costruzione di un casinò in Sicilia. Ah, cosa che non ha niente a che vedere con le vie verdi. Non ha niente a che vedere con le vie verdi, anche se appunto si tratta di un tavolo verde, ma di tutt'altra natura. Si cercherà appunto di capire se è vero questo, e per questo abbiamo presentato un'interrogazione e ora stiamo facendo un comunicato stampa all'agenzia e ai giornali. Ho capito. Grazie per questa spiegazione. Sicurati. Buon lavoro. Sempre a disposizione. Grazie mille. A presto. Ciao. Benissimo. Allora, adesso siamo in attesa di sapere da Gianina Ciancio. Allora, mi inquadro. Siamo in attesa di sapere da Gianina Ciancio se abbiamo l'autorizzazione per fare il giro del palazzo, che diciamo è bello. Finora ci siamo occupati di politica, abbiamo fatto vedere tante cose, ascoltare tante testimonianze. Mi confermate in chat che avete apprezzato moltissimo la chiacchierata con Samuele sulle commissioni parallele. No, dico sul serio, hanno apprezzato moltissimo. Addirittura uno ha detto: quella è stata la cosa più bella, siamo a livello di fisica quantistica. Siamo a livello di fisica quantistica, quindi no, ma veramente le commissioni a me hanno affascinato, veramente, e le commissioni parallele sono state molto belle. Quindi adesso scopriremo se riusciamo ad avere l'autorizzazione per fare, diciamo, una parte un po' meno politica e più turistica, diciamo, per farvi vedere questo palazzo stupendo comunque. Nelle catacombe? Ma lì non c'è internet, mi sa, nelle catacombe. C'è internet anche? L'intervista con Tony è finita. Sì, sì, e vabbè, con Tony mi ha raccontato. Possiamo salire? Oh, fantastico. Sì? Dov'è la catacomba? Ah, è quella la catacomba? Sì. Non lo sapevo. Scusami, ma abbiamo spazio o qualcosa? No, non c'è bisogno, ho parlato con una delle segreterie. È che se mi becca solo fermo non mi fermeranno 50 persone. E ti chiederanno il nome. Vabbè, vieni. No, per capirci, io sono, vai in sala stampa. Bene, ma quindi stiamo andando in sala stampa a farci dare l'autorizzazione? No. Ok, stiamo andando in sala stampa, che poi da dove si potrà anche... La porta la chiudiamo? Chiudiamo la porta perché qui è climatizzato. Infatti lui diceva di farlo accompagnare. Da sapere. No, da qualcuno. Andiamo in sala stampa. Andiamo in sala stampa. Ma c'è un gruppo parlamentare che chiama articolo 4. E che può dire? Vieni, vieni. Stiamo cercando. Esatto, sì, cara Silvia, è proprio così. Loro vogliono fare delle vie verdi naturalistiche e vogliono spendere quei soldi per farci un casinò. Forse con la scusa che il tappeto su cui si gioca è verde e quindi il colore è uguale. Proprio così, hai capito bene, purtroppo. Bene, bene. Ah, biblioteca. Consultabile da parte di tutti o solo dei dipendenti regionali? La biblioteca. Richiesta, qualcuno deve consultare qualche volume per fare richiesta. Noi entrare. Ok. Possiamo entrare quando vogliamo. Certo, certo. Mi è capitato di entrare la nonna. Oh, guarda qua. Ciao. Ciao. Ma ce l'avevamo la speranza di avere 3 minuti da te, Giancarlo, prima di andare via? Dove e quando? Giù. Giù, fra quanto tempo? Quando vuoi. A più tardi allora, grazie. Qua. Di qua? Perché qua c'era la riunione dei capigruppo. Allora, attenzione, un attimo.
Abbiamo già chiesto l'autorizzazione. Questa è la sala rossa. La sala rossa, guardate che bella, ragazzi, siamo all'interno di una. No, cancellieri perché ci hanno detto di tenerli in sala rossa. No, non è. Ecco. Vieni, cosa succede in questa sala? Ci sono varie commissioni. Commissioni. Oppure riunione di capigruppo. Ok, quindi è una delle tante sale riunioni. Salve. Seguite voi? Sì. Va bene, Luciano. Fatti fare un giro. Grazie. Ok, posso entrare? Grazie. Sì. Ok. Questa è la sala stampa dell'ARS che è completamente accessoriata. Normalmente qua si siedono le persone che devono fare... Quando ci sono delle conferenze. Delle conferenze. Qua ci sono i giornalisti. Come vedete tutti i tavoli sono provvisti anche di computer, quindi la regione mette a disposizione il computer per i giornalisti, quindi chi non ce l'ha si collega direttamente a internet. Più tardi, quando qua alle 4 inizierà l'aula, ci saranno qui... Oggi c'è aula alle 4, no? I giornalisti saranno tutti seduti qua e seguiranno le dirette dell'aula sugli schermi. Okay. Quindi in diretta potranno scrivere i commenti. Ma scusa, visto che è mandata già in diretta streaming, sì. I giornalisti non potrebbero fare questo lavoro dalla loro sede? No, perché loro poi quando magari devono intervistare qualche deputato che viene, rilascia delle dichiarazioni... A caldo. No, ho capito. Così, no, bello. La sala, quindi, è attrezzata. Una cosa che state vedendo, quindi sono delle postazioni centrali senza computer, senza microfono. Sì. Per chi non è intenzionato di parlare o di usare... Sì, a volte non c'erano anche le conferenze, per esempio delle conferenze stampa, allora anche l'uditorio sta seduto qua a scrivere o perfetto. Pubblico. E ci sono dei ferri, insomma, una sala attrezzata, no, è sempre bella, assolutamente. Vedere la volta, vedere anche ecco, un affresco sulla volta, stupendo. Sì, sì, assolutamente. Bella. Poi... Dovrebbe stare al gruppo il signore, dovrebbe stare al gruppo, sì, ma tanto più che senza giacca e cravatta e poi ci abbiamo la seduta oggi. Ma temporaneamente, noi andiamo via tra pochissimo, prima che cominci la sala. Presidenza, sono con te, allora le arrangiate. Ok, grazie. La signora ha fatto il suo dovere, ha verificato che noi avessimo le necessarie autorizzazioni. Ma questi sono gli appartamenti reali. Diciamo che in un tempo tutto questo piano era reale, che anche gli altri uffici, se si entra dentro, sono delle stanze molto importanti. Ma adesso cosa avviene qui in queste sale? Adesso sono visitabili dal pubblico? Questa parte sì, altre sono adibite, per esempio la vicepresidenza, sono adibite a uffici. Ok. Altre sale invece sono visitabili. Quindi questa sala, della quale adesso vi faccio una bella panoramica, praticamente quando non c'è aula, quindi oggi non è visitabile dal pubblico, i giorni in cui non c'è aula il pubblico può entrare liberamente. Questa è l'aula dei vicere, sono tutti vicere del periodo tutto borbonico, che hanno governato la Sicilia. Stupendo, veramente bella. È vero, c'è un corridoio che porta poi... Pochi minuti, poi l'area sarà interdetta, perché qui c'è l'aula, okay. E qui passano i deputati, sì, c'è la presidenza, certo. Qui c'è... dietro l'aula da cui entra il presidente, c'è tutto un via vai di uffici e di persone insomma, che lavorano. Possiamo qua. Andare di là un attimo? Un attimo solo. Sì, 30 secondi. Faccio due inquadrature. Ma qui sono restauri in corso o è proprio così lasciato di proposito? Momentaneamente è lasciato così perché è venuto via il calcinaccio, sono stati rinvenuti anche delle parti tipo questo camino che erano state coperte dall'intorno. Ma qual è l'epoca di questo palazzo? 1100 sì, anche le fondamenta addirittura sono il periodo credo punico che diciamo due parti greche puniche, quindi è una frutto di stratificazione di millenni e di dominazioni. Infatti vedi, una volta che cade dell'intonaco e scopri la parte più antica, allora devi lasciarla visibile. Certo. E lì c'è un'ulteriore sala là dietro? Qua gira tutto in senso possiamo fare, se è veloce facciamo un giro veloce. Qua c'è una sala stile pompeiano, anche questa da restaurare. E qui cosa fanno? Delle riunioni? Sì, qua ci sono sale di riunioni, lì c'è un'altra salettina ed è riservata ai deputati. Ok, lì ce ne sono delle altre, di salette. Sì, stupendo questo palazzo. La stazione è aperta, non è... Normalmente quando... Cioè, quando non ci sono riunioni d'aula, il pubblico può entrare liberamente sì, qui. Sì, sì, tranquillamente. Liberamente perché c'è un biglietto per l'ingresso. No, vabbè, liberamente intendevo che si può entrare, si può circolare senza problemi.
Se c'è un meglio, se c'è un biglietto sono delle risorse che vanno, no, no, che vanno alla, alla cosa pubblica. No, è gestito da una fondazione privata. Ok, che ovviamente si occupa poi di fare eventuali restauri, lavori, eccetera. Questo invece è piano parlamentare. No, restauri. No, restauri no. E allora si piglia questi soldi per quale motivo? Complicate queste cose. Per la gestione appunto di tante altre cose. La fondazione Federico II, c'è anche un sito. Ho capito. C'è un sito internet. Internet. Beh, se siete interessati cercate la Fondazione Federico II. Ecco, qua siamo. Parlamentare. Ok. Siamo qui il piano di sopra rispetto a dove eravamo prima. Sì. Ok. Ma ci hai detto che volevate vedere la buvetta? Sì. Se possibile sì. L'aula. Bene, adesso andiamo a vedere la buvette. Si è chiusa che tra poco ci sarà appunto aula. Anche questa è visitabile ai turisti. Ok. L'ingresso al Parlamento. Ok. Da qui si entra nel Parlamento, per il pubblico. Ok. Se tu avessi avuto la cravatta potevi entrare a vedere la seduta. Ok. Purtroppo non l'ho portata. Ecco, questa è la buvette. Una sala. Bene. È un bar. Questo è un bar, il bar parlamentare. Tutto qua. Ecco qui. E beh, certo, qualcuno viene a prendere il caffè, è anche giusto che ogni tanto ci si riposi. Bene, bene. Chissà se è uguale a quella di piazza di Palazzo Montecitorio, più grande, più piccola. Comunque credo che questo palazzo abbia poco da invidiare ai palazzi di Roma. È un palazzo importantissimo. Bello, che, bello, veramente bello. Solo per la Cappella Palatina vale la pena. La cappella è là sotto. Sì. Qua è quella del piano. Sì, sì, sì. Chissà se poi riusciamo a vederla anche la Cappella Palatina. Se no questa la lasciamo per chi viene a visitare Palermo, se no poi non viene più nessuno. Quindi. Presentazione al volo. Quindi dove scendete una qua? La Cappella Palatina è questa, praticamente. Che è inglobata con. Nel corso dei secoli è stata inglobata dal palazzo, era una cappella esterna, come vedi. Sì, 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 sì. Questo qui è il confine, il perimetro. Come? Una parrocchia. Sì. Poi si può vedere messa la mattina. Grazie. Ops. Fatto. Grazie, grazie mille, molto gentile. Arrivederci. Beh, vedete che già anche il corridoio è bello. Sto leggendo un po' dei vostri commenti, cari amici. Sì, qualcuno dice che si sentono tutti come se fossero qui con noi. Qualcuno scherza, questi vani sono leggermente più grandi di quelli di casa mia. Eh beh, sì. Infatti. Di nuovo grazie, molto gentile. Bene, adesso torniamo giù così vediamo se riusciamo a far mantenere la promessa a Giancarlo che ha detto quando vuoi. Quindi. Sarà mezz'ora prima dell'ora. Sì, sì, e allora magari andiamoci subito. E poi a questo punto io direi che quando comincia l'aula, volendo noi potremmo andare nella sala stampa, ma che ci andiamo a fare? Solo per seguire una cosa che si possa dire già in streaming istituzionale. Quindi se siete interessati alle 4, attenzione. Alle 4 comincerà una... Ma come si chiama? Una seduta? Una seduta in aula. Se chi è interessato può trovarla anche sul sito Sicilia 5 Stelle, credo ci sia il link al canale istituzionale dove c'è la diretta. Beh, c'è la sezione ARS, menu ARS diretta streaming. Ok, menu ARS diretta streaming. Alle 4, quindi fra mezz'ora esatta troverete la diretta streaming. Va bene, Luciano ci dice che anche se è arrivato più tardi non succede niente perché non comincia mai proprio puntualmente. Okay. Allora, c'è un'intervista in corso da parte della Web TV che abbiamo visto prima, quindi attendiamo. Oppure, sì. Sì. Però,
un grande smacco perché viene meno quell'idea di un presidente che tutela il bene comune di cittadini, che è di fronte alla possibilità di essere, anche se vogliamo, incriminato per abuso di ufficio, abuso di potere, tiene più, diciamo, alla sua vita penale che non alla salvaguardia dei cittadini. E di fronte a consigli comunali occupati, di fronte a grandi mobilitazioni di piazza, di fronte anche a interi consigli comunali, quindi a istituzioni che si sono espresse contro il MUS, abbiamo il Presidente della Regione che abbandona tutti, semplicemente perché si allinea a quelle che sono quelle volontà di Roma comunque Washington. E questo a me dispiace dirlo, però insomma poco rappresenta quella che dovrebbe essere una bella lotta di tutti i siciliani uniti contro qualcosa che militarizza, che ci rende un obiettivo militare sensibile e che soprattutto ha una grandissima incidenza dal punto di vista sia ambientale, perché il MUS si colloca nella sicurezza di Miscemi, che è un sito di interesse comunitario, e poi con grandi interrogativi su quelli che sono i problemi anche sulla vita. Velocemente, una valutazione complessiva del governo procede in questi primi mesi, diciamo, 8 mesi. Ma noi abbiamo cercato di fare una collaborazione fattiva, proponendo tutte quelle che potevano essere, diciamo, delle vie di uscita. Non ultimo, anche un documento che abbiamo consegnato in questo momento nelle mani del Presidente Crocetta, ma ci apprestiamo a farlo a settembre anche presso tutti i gruppi parlamentari, che 8-10 punti, insomma, per uscire subito da una crisi siciliana che ci sta attanagliando, per dare immediatamente delle risposte concrete alle imprese e risposte concrete alla possibilità di creare nuovi posti di lavoro e di aiuti ai disoccupati e alle famiglie. Però in questa fase molte delle proposte che avevamo portato in questo senso sono state sostanzialmente accantonate. Chiaramente questo non ci basta, perché se mobilizziamo un Parlamento a fare delle norme, attenzione, seppur buone, propositive, che però non sono necessarie in questo momento, come ad esempio la riforma della legge elettorale per inserire il doppio voto di genere, e interviene in una fase in cui le famiglie hanno poco o niente da mettere lì dentro la pentola. E allora una riforma elettorale ci deve interrogare: è questa la cosa utile che serve decidere in questo momento, sì o no? E io credo che la risposta chiaramente sia no, e invece mi aspetto da questo governo delle misure molto concrete di aiuto alle aziende di sviluppo del lavoro sul territorio. Noi aspettiamo ancora questa finire di anno, il 2013, per capire se ci saranno queste opportunità. Diversamente siamo pronti, visto che probabilmente siamo gli unici parlamentari in Sicilia, a non avere alcun tipo di debito economico che scaturisce dalla elezione, siamo anche pronti a cominciare a parlare anche di mozioni di sfiducia, di dimissioni di questo governo, che chiaramente a quel punto diventa un governo che poco sta rappresentando le istanze. Io sono stato in silenzio e non mi potevo avvicinare. Ti dicevo, non perché mi avrei... perché è tutto grondante di sudore. Quindi... No, vabbè. No, invece sto spiegando a chi mi segue che non potevo avvicinarmi più di tanto perché avrei impallato la telecamera del, se non si offende, del collega. quindi forse l'audio non era il massimo. Ma non potevo avvicinarmi più di così perché altrimenti sarei entrato nel loro campo. Adesso, appena Giancarlo finisce la sua telefonata, gli faremo anche noi qualche domanda. Quindi, comunque, anch'io mi devo dotare di un microfono così, ecco, esterno, da poter avvicinare ancora di più all'interlocutore. A proposito, mi dite se comunque avete sentito bene quello che diceva Giancarlo, nonostante la distanza, oppure se era assolutamente inascoltabile. Adesso ecco, quindi stiamo qui in attesa che Giancarlo finisca la sua telefonata. Ecco, scusate, quando andrà in onda la vostra intervista? Cioè in onda, in rete? Domani. Perché dobbiamo tornare a Messina. Ah, la vostra sede è a Messina? Sì. Ok. Provincia. Bene. Voi cosa fate? Montate la cosa o la mandate così in integrale? Integrale.
Ok, quindi domani, se siete interessati, io ho qua il biglietto da visita, vi dico di nuovo, dico se siete interessati su www.canalesicilia.it troverete l'intervista tutta, ancora prima che io arrivassi a farvi sentire l'ultima parte, quindi andate a sentirla perché sicuramente sarà interessante. Adesso io mi allontano perché Giancarlo è al telefono, non voglio fare lo spione, aspetto che lui finisca e poi facciamo due parole con Giancarlo, quindi state in attesa. Ciao, come stai? Io la faccia sì che la conosco, però non mi ricordo chi sei, me lo vuoi dire tu? Sergio Tancredi. Ok, tu sei un deputato? Deputato del sostituto di Sergio Troisi. Sostituito? Sostituto? Sì. Ma io non mi ricordo, ma che, quindi si è dimesso qualcuno? Si è dimesso Sergio a metà aprile. Ah, io non lo sapevo. Come mai si è dimesso, motivi personali? Perché è tornato a fare il suo lavoro. Ah. Semplicemente. Ok. E quindi tu eri il primo dei non eletti? Il primo dei non eletti e sono subentrato. Ah, bene. Adesso ce n'è anche per te, aspetta, non scappare. Bene, diciamo, e quindi è una cosa inusuale, non capita spesso. Non capita spesso. Gruppi parlamentari. Quindi se per caso si dimettesse anche il vicepresidente, ci sarebbe un altro? Sicuramente sì, per caso, potrebbe, ma non ci credo tanto. Sì, è un caso che si verifica, molto molto difficile. Sì. E quindi la tua esperienza quindi è cominciata da maggio? Il 18 di aprile. Sì. Ok, e come va? A parte i primi 15 giorni traumatici, adesso siamo entrati nel gioco. D'altronde con i ragazzi qua che mi hanno dato una mano non è stato molto difficile. Ho capito. E in quali commissioni? Sono le commissioni affari istituzionali. Bene. Abbastanza impegnativa anche questa, ma va bene. Ok. E allora? Bene. Scusami, sei qua? Devo scappare perché mi aspettano in commissione. Vai. Ciao. No, due parole, scusami. Allora, che cosa ci racconti tu dopo? Che non vedo l'ora che ci andiamo in ferie. Quando è che si va in ferie qui? Quando ma chiude? Spero con la fine di questa settimana. Ok, fino a settembre. Sì, inizio settembre, insomma, anche se chiaramente si va in ferie a livello di lavori istituzionali, qui di lavori d'aula, però probabilmente non andremo in ferie mentalmente né lavorativamente parlando. Ho capito. Tu hai fatto oggi, hai partecipato a qualche commissione, sì, qualche riunione? Sì, abbiamo avuto commissione come... Di quale commissione? Faccio parte della commissione quinta, che era la commissione formazione, lavoro... Ah, come Gianina? Istruzione, come Gianina. Ok, me ne ha già parlato lei. Okay. E poi della commissione biblioteca, anche se chiaramente è molto più impegnativa la commissione quinta, per ovvie ragioni. Ho capito. Adesso ti accingi ad andare in aula, che poi sì, fra un po' ci sarà. Qual è l'ordine del giorno oggi? Allora abbiamo il Tribunale di Parentopoli, vediamo un po' se... Parentopoli? Esattamente. Ah, proprio quello che riguarda proprio la tua terra, no? Esattamente, proprio in particolare anche la provincia di Messina, ma non c'è differenza purtroppo con le altre province, perché veramente la questione che insomma... Stai recentemente... scappando, torni? Okay. Recentemente è assurda le cronache dei giornali, credo che interessi, comunque sappiamo che anche veramente dei giornali che interessa tutta la Sicilia purtroppo e non soltanto la Sicilia. E non soltanto... Ecco, magari per chi ci segue che non è siciliano e quindi non ha seguito queste cose, poi già stamattina me l'hanno detto, ma lo possiamo ripetere perché magari non tutti coloro che ci seguono sono gli stessi di stamattina. Cos'è successo di preciso? Ma in buona sostanza, almeno quello che noi sappiamo al momento, la magistratura sta lavorando per comprendere quali sono le responsabilità nella gestione di tre enti di formazione che ad oggi hanno sì fatto formazione, però gonfiando gli appalti. Ecco, quindi questa è sempre una questione che diciamo sempre pur mantenendo per carità la presunzione di innocenza, che come sappiamo è dovere fare, però comunque si tratta sempre di gestione di denaro pubblico, perché sono fondi europei, questa valanga di fondi europei che arrivano per la formazione sacrosanta, per carità, cioè se è fatta bene, e infatti stiamo lavorando proprio a una proposta per una formazione nuova, che anche sia, come dire, meno di tentazione rispetto a certi interessi, perché finora si è fatto veramente di tutto e di più.
e abbiamo saputo appunto il caso, l'affaire Giacchetto, di cui si è parlato tanto, insomma ci sono tanti aspetti che veramente vanno esaminati. Noi abbiamo qui presso il gruppo parlamentare instaurato un gruppo di collaborazione e formazione facente, di cui fanno parte degli esperti che hanno finora lavorato nel campo della formazione e che ne conoscono tutti i dettagli, che ci aiuteranno pian piano veramente a capire cosa si può fare, cosa è stato fatto e come veramente renderlo un campo produttivo, finalizzato, che sia veramente utile per i nostri giovani e per la riqualificazione dei lavoratori sul territorio, perché effettivamente ce n'è bisogno e non può essere delegato a divenire soltanto diciamo una misura assistenziale, come forse finora è stato fatto. Io ho conosciuto tanti docenti, ho conosciuto tanti amministrativi che lavorano nel campo della formazione, veramente ci mettono l'anima e quindi no, da un lato non si può fare di tutto l'erba un fascio, questo è chiaro, e d'altro canto però si deve assolutamente controllare e vigilare perché le cose vadano fatte per bene, che i pagamenti siano dati, che non ci siano, cioè noi abbiamo persone che hanno 20 mesi di stipendio da arretrato, cioè non si può. Noi recenti, ti racconto anche quest'ultima cosa, recentemente in finanziaria abbiamo provato a intervenire con un emendamento che si richiamava alla legge 24 del 76 proprio in relazione chiaramente al modo di finanziare gli enti e soprattutto gli enti afferenti all'articolo 4 della legge 24 del 76 e soprattutto a garantire la continuità contributiva, la continuità retributiva degli stipendi dei lavoratori, che è fondamentale. Come le paghi le bollette a fine mese? Cioè, penso che è il problema di tutti. E poi lavoro, ne parliamo. Istruzione se ne parla poco. Istruzione. Sì, Gianina diceva la stessa cosa. Sì, beni culturali, poi non ne parliamo. Zero. Ma sappiamo che i problemi ci sono pure là. Senti, su questi temi, stamattina Samuele mi ha fatto vedere il discorso delle commissioni parallele. Sì. Voi avete avuto qualche suggerimento particolarmente bello, interessante, sì, che avete sfruttato sì, per il vostro lavoro? In particolar modo ti dico quello su cui sto lavorando. Ah. Dalle commissioni parallele, dalla gente che proprio... Qual è la cosa bella? Che la gente che vive il territorio, che vive le situazioni, ti dà i suggerimenti, ti dice facciamo questo, facciamo quest'altro, nello stile del movimento chiaramente. Il gruppo scuola che abbiamo creato, del gruppo scuola fanno parte dei docenti, i professori appunto, che stanno lavorando alla possibilità che per quest'anno vengano finanziate delle iniziative di progetti per la dispersione scolastica o dal fondo Pio FESR, ora vediamo, oppure da una... Scusi, il fondo? Pio FESR, sarebbe il piano operativo per il fondo per lo sviluppo regionale. È un acronimo quello che hai detto, è quella parolaccia, sì, è un acronimo. È una parolaccia, okay. Che però qua dentro ormai diciamo... Ok, però magari non tutti... Hai ragione, okay. Hai perfettamente ragione. Okay. Oppure sull'FSE, che invece sarebbe il fondo sociale europeo che finalizza però a formazione e lavoro, sì. Economie chiaramente, perché si tratta dell'ultima tranche, i 4 mesi, settembre-dicembre ormai ci muoveremo, perché dai giornali, come avete pure sentito, praticamente siamo stati una regione che non è riuscita a spendere i soldi che venivano dalla regione, dalla comunità europea. Incredibile questa cosa, veramente. Un'altra riflessione da fare è questa però, se su un terreno arido tu fai arrivare una grandinata, credo che non serve a niente, fa danni. Niente. Anzi, rischia di fare danni. L'acqua deve essere messa, e questa è una riflessione che insomma tutti noi facciamo e portiamo avanti in 4 mesi che vogliamo mai fare. Certo. Ecco, però anche su questo ci stiamo marciando. E ti dicevo appunto, per finanziare dei fondi, dei progetti contro l'espressione scolastica, facendo pertanto anche lavorare i docenti che sono nelle graduatorie e che in seguito ai tagli non sono stati più richiamati dalle scuole pubbliche. Quindi questo è statali. Chiaramente. Quindi questo mi sembra un buon percorso, anzi proprio ci sto lavorando. Speriamo che l'assessore... Quindi in qualche modo cercate di porre rimedio ai danni fatti dalla Gelmini e da Monti. E che stanno comunque continuando a esistere, perché è vero che il numero dei ragazzi, degli allievi, degli alunni nelle scuole si è comunque ridotto per questioni demografiche. È anche vero che però i livelli e i picchi di dispersione scolastica in Sicilia esistono. Cioè, quindi è una cosa su cui si deve lavorare, che forse può anche non interessare, però a noi interessa. E quindi no, è la cosa più importante. È sull'istruzione, perché... che noi dobbiamo puntare per creare i cittadini domani, sulla cultura e sull'istruzione. Se oggi siamo schiavi è proprio perché siamo ignoranti. Esattamente. È proprio su quello che si fonda.
a un livello basso di cultura, di conoscenza e anche non dare le categorie per interpretare il reale, anche da un percorso storico di conoscenza personale, vuol dire praticamente creare dei cittadini incapaci di leggere quello che accade e soprattutto dare peso, dare forza, rinforzare un'intelligenza che gestirà poi tutto quello che c'è da dividersi e da spartirsi. Bene. Bene, è stata una piacevolissima chiacchierata, ti ringrazio, grazie mille, buon lavoro, ciao. Ecco, adesso catturiamo Giancarlo prima che gli spilli il telefono di nuovo. Ciao carissimo. Ciao. Allora, come va prima di tutto? A parte il caldo che oggi veramente ha superato qualunque record. Vabbè, ho già visto che prima ti hanno fatto un'intervista e non vorrei che tu ripetessi esattamente le stesse cose, però una cosa ho capito, che fra l'altro è una cosa che già mi era arrivata a voce, cioè si comincia a parlare anche di potenzialità di crisi di questo governo siciliano, nel senso che il modello Sicilia si è finito. Ma non è che il modello Sicilia... Non c'è mai stato, forse? No, siamo stati noi che abbiamo sempre deciso di interpretare tutte le idee, i progetti che arrivavano in aula e poi di volta in volta votarli positivamente oppure negativamente se non ci convincevano. Il problema è un altro, che di fronte a tantissimi momenti di crisi da parte dei cittadini, perché viviamo una stagione di disordini sociali molto forte, perché manca il lavoro, perché le aziende sono ferme, tutto il resto, ci siamo resi conto che molto poco si sta facendo. A volte ci siamo addirittura dovuti trasformare da parlamentari e quindi insomma da persone che in qualche modo vogliono fare le leggi e vogliono dare una mano a livello legislativo, ci siamo dovuti trasformare in investigatori privati, cioè andare a vedere il perché non si sbloccavano dei fondi e allora succedono ad esempio, che so, il credito d'imposta che era stato dato come un'agevolazione fiscale a chi in Sicilia dava dei posti di lavoro a soggetti svantaggiati e 1184 aziende avevano aderito assumendo 20.000 persone. L'anno scorso c'erano 40 milioni di euro e quest'anno 35 milioni di euro che sono rimasti fermi al palo perché, quando abbiamo fatto la domanda all'assessore, ci ha risposto perché c'era il server rotto, cioè un computer rotto ferma praticamente la possibilità di agevolare delle aziende, delle imprese per fare per sviluppare il lavoro, insomma, quindi hanno ferma le agevolazioni fiscali. E chiaramente tutto questo è inaccettabile per una regione che vuole definirsi moderna, normale, civile, poi scegliete voi insomma l'aggettivo più consono. Però è questa cosa qui, rispetto poi a tanti altri argomenti, ad esempio all'assessore di attività produttive ci sono 130 milioni fermi, 50 milioni di euro per la zona franca della legalità, 80 milioni di euro di fondi strutturali, anche lì mancano pratiche che dovrebbe essere la burocrazia a realizzare e anche lì è fermo per una situazione di tipo burocratico. Ma noi abbiamo chiesto semplicemente agli assessori di venire a riferire in commissione qual era lo stato dell'arte della situazione, il perché, i motivi quindi di questi blocchi. Però chiaramente non possiamo continuare ad scoprire le magagne per poi denunciarle, per poi cercare di scoprire, perché quella del credito d'imposta l'abbiamo risolta, adesso hanno fatto i moduli, li hanno messi su internet, tutte le aziende possono fare finalmente la richiesta e quant'altro e avere l'erogazione dei soldi. Però non è possibile che sia un parlamentare a dover andare a sbloccare queste cose. Cioè, questa dovrebbe essere l'iter normale di una regione che crede alle sue aziende, che crede ai suoi cittadini e che quindi li invoglia, li incita a un buon lavoro. E noi dovremmo fare semplicemente le leggi. E invece di quelle mi sa che ne fate poche, purtroppo, perché da quello che ho capito la maggior parte delle leggi che sono votate sono quelle di origine governativa, giusto? E poche quelle che vengono da voi parlamentari, o ho capito male? Ma tutte le leggi che sono arrivate fino ad ora in Parlamento sono state tutte di iniziativa governativa. Questo perché le commissioni sono state proprio impantanate da situazioni di prioritarie, che so, proroga dei precari o la stessa legge finanziaria, insomma tutto il resto. L'unica legge che è arrivata in Parlamento che è di iniziativa parlamentare è chiaramente stata quella dell'albergo diffuso che abbiamo fatto noi. Poi ieri abbiamo approvato una seconda legge di iniziativa parlamentare che di fatto nasce dalla terza commissione, la commissione dove sono anche io, che si occupava, è la commissione attività produttive.
e la legge praticamente si occupava di fondi europei, di dare sostanzialmente una deroga a chi aveva in qualche modo sforato dei parametri per i quali poteva intervenire una sorta di restrizione da parte dell'Europa, quindi dare anche una boccata d'ossigeno in questo momento a tante aziende che avevano avuto queste problematiche. Però dico, cioè, mi sembra un po' tutto fermo, un po' tutto paradossale, e rimaniamo bloccati a fare leggi che poi sono leggi manifesto, leggi di cartello, quando invece dovremmo fare grandi manovre sul piano dell'agricoltura, sul piano della piccola e media impresa, in generale dello sviluppo della possibilità di creare posti di lavoro. Non riusciamo invece ad andare avanti da questo punto di vista, e la cosa è molto grave. Io sono convinto che settembre, ottobre saranno momenti difficili per questo palazzo. Durante la notte nella quale è stato fatto il bilancio, ed eravamo in seconda commissione, la commissione bilancio, il palazzo era assediato da tutte quelle persone che dipendono in un modo o in un altro dagli sviluppi di questa legge finanziaria. Ci sono stati momenti di tensione molto alti. Il Presidente dell'Assemblea era costantemente in contatto con il comando di polizia della città di Palermo, e c'era una cintura molto corposa di agenti di polizia fra carabinieri e altri che praticamente stavano di fronte ai lavoratori che giustamente manifestavano per un loro diritto, perché avevano una grande preoccupazione. Ma dico, possiamo continuare ad avere questo clima nel quale chiaramente è molto difficile continuare a lavorare? Noi diciamo che fortunatamente non abbiamo un grosso problema a poter scendere in piazza e parlare direttamente con i lavoratori, perché comunque quello che è stato generato in primis non è una cosa generata da noi, perché noi siamo qui da ottobre, questa è che chiaramente è meglio ricordarlo, ma poi anche perché abbiamo avuto sempre il baricentro, diciamo, fuori dal palazzo. Però chiaramente mette in crisi tutto il resto, che a volte in una situazione del genere si trova a dover legiferare con particolari pensieri, diciamo, e questa cosa chiaramente non è mai buona. Stamattina mi ha fatto vedere Luciano dello staff, mi ha fatto vedere che il fondo di microcredito è arrivato a 567.000, se non ricordo male, euro, e che si prevede di arrivare intorno a 800.000 entro la fine dell'anno. Ma quando è che questi soldi potranno essere finalmente utilizzati per il motivo per cui sono stati messi da parte? Allora, oggi il regolamento che noi avevamo finito, l'abbiamo passato all'assessorato al bilancio, che lo ha sostanzialmente... ha fatto le proprie osservazioni, quindi aggiustandole, è ritornato a noi, che abbiamo dato la stesura finale. Oggi pomeriggio arriva in giunta. Con l'approvazione in giunta di questo regolamento dovrebbe poi esserci un periodo, che noi speriamo che si esaurisca entro settembre, di approvazione da parte del CGA e di questo regolamento. Il CGA, per chi non lo sapesse, cos'è quell'ordine oltre il TAR, giusto? Cosa sta per Cos'è? Consiglio generale amministrativo? Consiglio generale amministrativo, sì, okay. Che dà praticamente dà il parere. L'imprimatur finale, insomma. Sì, se questa cosa va bene, chiaramente io sono convinto che andrà bene, non ci sono particolari problemi. Ci sarà praticamente il bando di gara per l'assegnazione di questi fondi ad un istituto di credito, che poi insomma si vedrà quale collaborerà insomma con la regione, e a quel punto partiranno tutti i progetti e sarà possibile andare avanti con questa cosa. Poi stiamo pensando all'anno nuovo, al 2014, alla possibilità ad esempio di destinare, cambiare, diciamo, perché una volta che il fondo per il microcredito parte, poi chiaramente è una macchina che si alimenta da sé, cioè muovendosi, per cui non avrà più bisogno del nostro sostegno. Allora dall'anno prossimo stiamo pensando di fare direttamente delle azioni sul territorio che siano mirate a soggetti pubblici, come scuole, ospedali, e andando a intervenire laddove ci sono delle specifiche problematiche che possono essere segnalate, diciamo, dai territori, che sono il rifacimento di un tetto, l'acquisto di strumenti per ospedali, l'acquisto di una palestra laddove magari tipo non ci sono. Questo, diciamo, che è in questo momento allo studio del nostro gruppo parlamentare come possibilità, diciamo, per l'anno nuovo. Non è ancora una certezza, perché potremmo anche continuare a finanziare ulteriormente il microcredito, però in generale questa sembrerebbe essere la linea che vorremmo intraprendere, anche per dare diciamo nuovo slancio a questa pratica della restituzione, che
chiaramente adesso è un po' diciamo dimenticata, ma che comunque traccia sempre una linea, perché allo stato attuale continuiamo ad essere sempre e solo noi. Ecco, io stavo per chiedere, saranno decine i parlamentari che hanno aderito di altri gruppi parlamentari? Assolutamente, neanche uno. Neanche uno? Neanche quell'assessora che mi pare all'inizio, non mi ricordo il nome, aveva detto l'aveva detto, no, pubblicamente, sì, interessante, sì, lo farò. Sì, aveva detto pubblicamente, poi, poi ha dichiarato, quando qualche giornalista degno di tale nome glielo ha ricordato, lei ha dichiarato, no, ma io fra ridurmi lo stipendio o tenermelo tutto, ho deciso di tenermelo tutto perché lavoro il doppio di ore. Ah, quindi lavorando il doppio di ore è giusto che si prenda tutto lo stipendio. Vabbè, diciamo, in generale sono delle battute, insomma, lascia il tempo che trovano. È difficile per le persone abbandonare privilegi, fare quella che poi alla fine per noi diventa invece ogni mese una prova d'orgoglio, se vogliamo, di felicità, e anche rendersi conto e rimanere. Perché vedi, non è tanto il discorso del microcredito che ha 2,5 milioni di euro, perché non risolve i problemi economici delle aziende siciliane, quello è normale, magari aiuterà qualcuno ad aprire una pizzeria e comunque a crearsi comunque da un'idea, farla diventare magari il suo lavoro, perché no, è un aiuto chiaramente, però è rispetto al mare grande di problemi che abbiamo, rimane un pannicello caldo, però l'idea parlamentari che rinunciano ad una fetta consistente del loro stipendio per noi è fondamentale, perché rimaniamo saldamente ancorati con i piedi per terra, cioè ci ricordiamo chi siamo, da dove veniamo, anche perché se siamo chiamati come legislatori a risolvere i problemi di chi vive con 1000 euro, con 800 euro, con niente, se guadagni 15.000 euro al mese non li comprendi quei problemi, allora devi guadagnare una cifra normale per capire quali sono i problemi delle persone normali, e questa per noi è la cosa più ovvia, insomma, da fare, cioè, ed è quella che chiaramente poi ci tiene strettamente ancorati, diciamo, al suolo e ci fa capire quali sono i problemi dei siciliani. Grazie Giancarlo. Grazie a voi. Mi ha fatto veramente tanto piacere averti rivisto. Ti auguro buon lavoro. Fra poco, credo, pochissimo, comincerà. Sì, mi vado a mettere la cravatta e andiamo in aula. Aia, ti posso vedere con la cravatta? Esci da qui? Sì, aspettiamo, sì. Giancarlo con la cravatta e poi ce ne andiamo, perché. Perché è anche tardi. Caspita, abbiamo già fatto 1:26. Allora. Ah, aspetta, vediamo, scegliamo insieme la cravatta. Sì, questa è carina, anche perché è chiara. Vuoi che facciamo un sondaggio? B o C? No, questa no, perché è troppo uguale, quasi non si vede che è la cravatta, è un peccato, è solo il fastidio di averla, ma non si nota. Allora, questa la... questa la scartiamo. Questa... Il dubbio è fra questa scura e questa chiara. Voi che cosa dite, ragazzi? Quale cravatta chiediamo al nostro portavoce di indossare? Allora, ditemi in fretta. Democrazia partecipata. Facciamo subito il sondaggio, dai. Allora, votate sì se volete questa chiara, oppure votate no se volete quella scura. Via la votazione. Allora, sì quella chiara, no quella scura. Per il momento 100% sì con un voto, due voti 100%, ancora tre voti, tutti quella chiara, quattro voti. Ecco, adesso c'è su sei voti c'è il 16% quella scura, sette voti 8, niente, 87%. Va bene, tu chiudi il sondaggio quando vuoi. Va bene, dai, sono già 10 voti su 50 visualizzazioni, quindi direi che va bene. 72% quella chiara, questa. The winner is chiara. Va perfetto, bene, approvato. Stoppiamo il poll. Bene, anche un momento di divertimento. Va bene, va bene. No, in bagno non ci vado. Io dove vado? Adesso vado dove c'è lo staff e magari cominciamo a pensare di andarcene. Ma la seduta, chi la vuole seguire, la può seguire sullo streaming istituzionale. È inutile che io faccio vedere dallo schermo, giusto? Mi sembra assurdo. Chi vuole seguirsi la seduta, la sala stampa è fatta per i giornalisti che magari poi vogliono intervistare i parlamentari. Visto che noi li abbiamo intervistati praticamente tutti, ci mancava solo Giancarlo, a questo punto ci andiamo a vedere, cioè no, ce ne andiamo. Anche perché noi abbiamo 350 km da fare per andare a casa, giusto? Va bene. Allora, adesso... Giancarlo, ciao, buon lavoro. Bene, e lasciamo Giancarlo tranquillo a mettersi la cravatta. Io torno dove c'è lo staff e credo, cari amici, che da qui a poco
Noi ce ne andremo, eh. Quindi mi raccomando, se volete seguire la seduta, vi suggerisco di andare sul sito Sicilia 5 Stelle, dove troverete il link, mi pare che c'era da vedere Ars, e si trova il link per la diretta. Siamo sempre in diretta qui con Andrea. Okay. Sei una sagoma, Salvo, mi dicono. Va bene. Chi l'ha detto? L'ha detto Crialf 52, non so in base a che cosa. Non so chi sia. Poi vabbè, ho fatto un sondaggio per decidere quale cravatta doveva mettersi Giancarlo, che c'aveva una chiara e una scura, e il sondaggio ha vinto democraticamente quella chiara. Quindi democrazia partecipata, la cravatta ottima, di Giancarlo di oggi è stata decisa da chi ci segue. Non lo so, mista credo mista. Anche se adesso in chat molti dicono che volevano meglio quella scura, però pazienza. Ecco, bella questa diretta, dice Giuse Longo, grazie carissima. Poi, deputati, non vi libererete di noi tanto facilmente. Ma non credo che loro vogliano liberarsi, quindi. Allora, andiamo dentro. Dov'è qui, vero, lo staff? Ma saremo noi che riusciremo andiamo? Facilmente a liberarci di loro. Ce ne andiamo, che dici? Perché tanto, mandare la diretta della seduta mi sembra una stupidaggine, perché chi la vuole seguire la può seguire in diretta streaming. Certo, giustamente. No, possiamo quindi anche ce ne possiamo andare. Possiamo andare anche da Lidia, che mi ha mandato di nuovo il messaggio, non ha risolto ancora. Con e che cosa dice? È passato a prendere un caffè. Ci andiamo a prendere un caffè da Lidia? Sì, ma le facciamo due chiacchiere in diretta? Sì, certo, no, che facciamo due chiacchiere. Allora, ragazzi, voi non dite niente in giro, eh? Siamo stati invitati a prendere un caffè da Lidia Undiemi. Aspetta che adesso io mi inquadri. Mi inquadri tu? Grazie, Marco. Attenzione a non premere il bottone rosso qui, che sennò mi stoppi la diretta. Allora, quindi stavo dicendo, siamo stati invitati ad andare a prendere un caffè da Lidia Undiemi. Lei dice, non so se ho voglia di fare un'intervista, ma noi non le faremo nessuna intervista, faremo solo due chiacchiere in diretta, almeno speriamo di convincerla, ci proviamo. Quindi adesso noi vi salutiamo, io, Andrea, l'icona del Movimento 5 Stelle, Salvo Mandela. Addirittura. Allora, io e Andrea vi salutiamo, adesso inquadra pure Salvatore, ecco qua. Siamo i tre quinti di questo staff ragusano. Adesso prendo il telefono io, così vi inquadro anche Marco, che avete visto prima, ma è giusto inquadrarlo ancora. Eccolo qui. Ciao, ciao. Marco, siamo i quattro quinti e il quinto quinto è Emanuela, che era di là ancora nella sala, dove nell'ufficio di Giancarlo. Ma adesso metti il costume e fai un bel bagno. No, 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 assolutamente. Allora andiamo dentro a salutare tutto lo staff e ce ne andiamo. Permesso. Noi siamo venuti solamente a salutarvi. Sì, no, abbiamo fatto una chiacchierata di là con la deputata messinese, Valentina Zaffarana, e con Giancarlo Cancelleri. Praticamente abbiamo rotto le scatole a tutti, non credo che sia rimasto intonso, solo lui è voluto rimanere. Scusami, devi fare una dichiarazione, perché altrimenti poi ci rimaniamo male. Cosa fai? Posso fare una dichiarazione contro Samuele? No, fai una dichiarazione pro te stesso. No, oppure stesso non ci riuscivo. E allora dici quello che fai, perché sei qua? In questo momento niente, no, sto scherzando. Sono un componente come loro dell'ufficio legislativo. Purtroppo per loro, perché sono a quanto pare la pecora nera. Per il resto, okay. Immagino che loro ti abbiano già descritto l'attività che svolgiamo, no? Sì, abbastanza. Diciamo che con Ignazio stamattina abbiamo fatto una lunga chiacchierata. Con lui non l'abbiamo lasciato in pagina. Siamo in cinque, ci occupiamo sostanzialmente della redazione o della valutazione degli atti che arrivano, degli atti legislativi o parlamentari che arrivano anche dalle commissioni parallele mal gestite da Samuele. Okay. Scherzo. Questo sostanzialmente. Cerchiamo di confezionare. Ma siete tutti e tre avvocati? Siamo io e Simone, avvocati. Io faccio gli esami di abilitazione quest'anno. Quindi comunque sei laureato in giurisprudenza? Sì, devo fare gli esami quest'anno. Okay. E tu? No, io sono laureato in comunicazione pubblica. Comunicazione pubblica, okay. Quindi magari poi quando c'è da redigere qualcosa per l'esterno ci pensa lui? Esattamente, per il pubblico. Per il pubblico, ok. Bene, bene, quindi anche tu sei avvocato invece. Simona, giusto? Simona. Bene, quindi voi, il team è fatto da voi quattro? No, c'è anche Luca. Ah, c'è anche Luca, bene, bene, c'è anche Luca. E lui si occupa di economia? Sì, lui l'abbiamo intervistato già stamattina. In pratica siamo sei, perché facciamo da riferimento alle sei commissioni permanenti. Ok. Quindi per esempio Patrizio si occupa degli affari istituzionali, Angelo di formazione e lavoro, io della commissione ambiente e territorio, Simona sanità, Giuseppe si occupa della commissione bilancio, chiaramente essendo esperto in economia, e Luca di attività politica. Perfetto. E lui laggiù? Comunicazione. Lui comunicazione insieme con Luciano praticamente. Perfetto. Abbiamo presentato tutto il team.
Quindi spero che siate soddisfatti. Avete avuto una panoramica totale a 360 gradi di tutti coloro che lavorano per conto dei cittadini siciliani all'ARS. Non voglio dire che tutti gli altri deputati non facciano anche loro del lavoro per i cittadini, diciamo, lo fanno anche loro in qualche modo, in qualche modo. Noi lo facciamo in un modo diverso. Possiamo dire così? Loro ecco. Portano gli interessi di chi ce li manda. Esatto. Gli chiedono il conto sostanzialmente. Però lavorano molto, perché mi ha spiegato Giancarlo che quella signora che all'inizio aveva detto anch'io metterò i soldi sul fondo per il microcredito, ha rinunciato perché ha detto siccome lavoro il doppio, è giusto che io non rinunci a metà dello stipendio, perché lavoro il doppio. Noi invece lavoriamo la metà. Esatto, vi prendete metà stipendio. Hai capito? No, perfetto. Se ne prendono un terzo. Un terzo, un terzo. Va bene. Grazie a voi ragazzi, veramente scusate, oggi credo che abbiamo stravolto un po' la giornata, però credo che per coloro che ci hanno guardato è stata una cosa veramente molto, molto bella e istruttiva, almeno dai commenti che leggo è stata una cosa molto bella. Quindi grazie infinite a tutti voi. Grazie. È necessario che qualcuno ci accompagni o possiamo andare da soli? No, forse magari fino all'uscita per evitare anche di svegliare stare. Ciao ragazzi, un abbraccio da tutti noi, da tutti e 100 noi, noi 5 più gli altri qua che sono in rete. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. No, stiamo accompagnando giù. Ciao Samuele. Lui si occupa delle commissioni per le persone. Guarda che il verbo uscire non è transitivo. Quindi tu non vuoi uscire le persone. L'uomo che esce per la gente. Ciao, grazie, buon lavoro. Ciao. Far riprendere comunque in qualsiasi modo. Ok. Qui c'è un assessore regionale con la bassina quella per lì. Bassina, questa qui? Questa qua di Roma? Ah sì, ho capito, come si dice assessrice? Un assessora. Dove sono finiti i miei amici? Stanno ancora salutando. Ambiente. Che fa, li aspettiamo? Gli altri quattro dove sono? Ah, sono qua, ah perfetto, ah eccoli. Ok, allora qua mi suggeriscono di andarci a prendere una granita prima di andare da Lidia. In chat mi dicono, andiamo a prendere la granita. Vabbè, intanto usciamo da qui. Ma dove le portate? A casa sua. Ah, sì? No, stiamo andando fuori. Avete finito? Da qui possiamo andare anche da soli, giusto? Ci indichi la strada tu? Sì. Ecco qui. Ecco, qua c'è già la zona dove ci sono i turisti, vedete? Qua sono i turisti che vengono a vedere la Cappella Palatina, giusto? Sì. La Cappella Palatina. Dove la cappella? Eh? Sì, stiamo andando. Adesso noi chiudiamo la diretta. Secondo te quanto ci vuole da qui a casa di Lidia? Una ventina di minuti. Allora sono le 4:05. Vi dico, appuntamento diciamo intorno alle 16:30. Ok? 16:30, 16:40. Provateci a esserci. Non vi garantisco che faremo la diretta perché Lidia ha detto non so se ho voglia di fare l'intervista. Ovviamente non la possiamo obbligare con la forza. Proveremo a essere molto convincenti, ma non potremo obbligarla. Quindi eventualmente se vedrete che la diretta non parte, sappiate che non è perché non abbiamo avuto voglia di farlo, ma perché la nostra interlocutrice ha scelto di non così di offrirci solo il caffè e basta. Se sarà così vi prego di perdonarci. Quindi per il momento è tutto, ovviamente dopo al limite, nel caso in cui non faremo la diretta da casa di Lidia, torneremo in diretta per dirvelo. Ecco, siamo usciti da casa di Lidia, non c'è stata la diretta con lei. Quindi collegatevi di nuovo tra una mezz'oretta circa. Per il momento è tutto. Ringrazio ancora una volta Luciano per la sua grazie gentilezza voi, e l'ospitalità. Grazie sempre. È stato veramente un piacere. Chiudiamo. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo fra un poco.